Sì, cross laterale in realtà, il posizionamento sempre per il corso che abbiamo fatto, ci hanno Perfetto, allora. detto che una, tre delle tante posizioni che possono assumere i difensori su una palla laterale su un cross, non la situazione di prima, ma una difesa schierata su palla esterna, sono o i difensori schierati in diagonale che consentono al primo difensore di coprire appunto lo spazio tra il portiere. Adesso qui la lavagnetta era un po' piccolina, quindi non rende tanto le dimensioni purtroppo perché era quella che avevo, però la copertura del difensore del primo centrale una volta saltato il terzino su una palla esterna, coprire diciamo, lo spazio tra il palo e il portiere con il secondo centrale che va in diagonale rispetto sul dischetto di rigore, insomma, a coprire quello spazio e l'ultimo terzino che si schiera appunto in diagonale difensiva come in questo modo. Oppure c'era una situazione di difensori schierati a triangolo dove i primi due, il primo e l'ultimo sono a protezione dei due pali, tra virgolette, e il difensore centrale attacca la palla che andrà a posizionarsi sul dischetto di rigore. Oppure un'altra soluzione che c'era stata ipotizzata era quella di avere tutti i difensori sulla stessa linea, quindi a schierati proprio in linea a difesa, sulla base dell'altezza della palla. Secondo lei, mister, a parte che appunto ci hanno detto che ce ne sono svariate e infinite di soluzioni in base un po' alle caratteristiche del portiere, del difensore, del terzino, eccetera, eccetera, quale potrebbe essere una situazione di gioco che le piace particolarmente per andare a coprire e marcare successivamente in una situazione del genere su palla esterna? Esatto. In pratica, se lei avesse i giocatori adatti per il suo stile di gioco, quale sistema adotterebbe Esatto. principalmente? Dovrebbe essere questa, in pratica, la Bravo. domanda. A me piace marcare in area Ok. e non aver mai posizionamenti a zona perché hanno sempre dei punti deboli. Allora, se guardate questa si chiama diagonale negativa. La fa Giampaolo e l'ha fatta e la fa anche spesso Sarri. Hanno un grande punto debole che tu comandi delle zone ma perdi degli altri e a volte basta avere un avversario solo e prendi gol perché se tu metti il 10 dietro il 2 non è in fuorigioco perché lo tieni in gioco il 5 se la palla passa fa gol e quindi avere una zona, avere una superiorità e prendere gol mi spiace tante volte, cioè, quindi a me piace insegnargli a marcare in area. Se poi ho una superiorità mi piace che venga coperta la zona dove c'è adesso il 5 che non passi quella palla perché abbiamo visto che è tanto pericolosa. Ma se ci sono due avversari, devo andare a uomo, ma già da fuori dell'area, cioè non è che devono prima trovare un posizionamento e poi andare a marcare. Devono subito, devono stare. Abbiamo visto tante volte che i difensori partono da una posizione di vantaggio e devono mantenere quella posizione di vantaggio. Il famoso, come diceva Scoglio, naso davanti all'avversario. E quindi devi, secondo me, devi insegnarli a marcare e sen a sentir l'uomo e appunto non farsi battere davanti. Poi se la palla va sopra, tante volte fanno fatica perché i difensori hanno già struttura e quindi fanno più fatica. E poi anche l'aiuto del portiere, già una palla diversa. Non devo farmi battere davanti e devo allenarli a non farmi battere davanti. Poi dopo vale tutto. Io questa vedo poco fare, ad esempio, nei campionati professionisti perché in quella zona là, se tu scavalchi il 5 e si inserisce il 10, è gol. Sembra gol. E quindi la vedo fare un pochino poco. A volte vedo di più questa qua, che può capitare, però su questa, appunto, le palle dietro, immaginiamo che il 7 vada un pochino più avanti verso la linea e scarica dietro, sono quasi tutti gol, perché poi tu vai a proteggere la porta con la linea, ma sulla palla dietro non arrivi mai Nessuna e corsa. fatica. E quindi, Tipo il gol che ha fatto Scalvini a Roma. è meglio sentire l'avversario e vivere l'avversario. Addirittura, immaginiamo, io a volte gioco spesso con la difesa a 3, a 5, che ci sia un esterno da parte opposta che viene dentro, che va anche oltre il 2, io chiedo a chi marca l'esterno di andare anche lui oltre il 2, perché poi in area non fai tempo a passarti niente. Se stai in vantaggio col tuo avversario, devi tenertelo e non far gol a lui. Poi dopo si vede cosa far dopo. Però abbiamo detto che ognuno qua vale tutto. Grazie.
importante, appunto, le caratteristiche dei tuoi giocatori e come tu allenatore riesci a trasmetterle. Sarri non farà mai mancare uomo, però Sarri rimane un allenatore formidabile, quindi non è che abbiamo tutti ragione. Se tu pigli Gasperini, manca uomo in area, o tanti altri anche. Quindi si tratta sempre di essere convinti e farlo capire ai ragazzi. Poi gol lo piglierai sempre, perché non esiste una squadra che non prende gol. Però se tu hai l'idea e soprattutto poi anche le esercitazioni per migliorare questa tua idea, perché non basta dirlo ai ragazzi, ma devi portarli a saper fare quella cosa che tu chiedi, e allora devi essere là. Cioè, secondo me è sempre la situazione migliore. Quando io ho fatto il master è bello perché tu fai lezioni a Coverciano e poi vai a vedere altri allenatori. E l'ho fatto un bel po' di anni fa, in auge andavano Spalletti, che va ancora in auge, c'era Delio Rossi, c'era Prandelli e c'era Gasperini. Allora, quattro persone che dicevano idee diametralmente opposte, una dall'altra. Quindi, però tutti bravi, quindi non è che tu puoi dire che... dipende appunto, tu devi essere con tuo allenatore, devi essere convinto e saperle trasmettere, però da là dopo veramente vale tutto. È il contrario di tutto allo stesso tempo.